Volvo XC90 è il capostipite dei SUV della casa svedese e questa seconda versione innalza il lusso a un nuovo livello. Una vettura ideale per l'uomo d'affari ma anche per chi vuole distinguersi dalla massa grazie al design scandinavo diverso dai soliti SUV. All'anteriore, che vanta una rinnovata eleganza, spicca il simbolo della Volvo che richiama quello alchemico del ferro e troneggia in bella vista sulla nuova mascherina, affiancata dai fari a LED con la tipica firma luminosa ispirata al martello di Thor. Il tutto nasconde dimensioni importanti, ovvero 4,95 m in lunghezza, 2,14 in larghezza e 1,77 in altezza. Veniamo adesso al cuore pulsante di questo SUV. La vettura in prova monta il 4 cilindri turbo diesel da 235 cavalli e 400 Nm di coppia, denominato D5, ma disponibile anche con 190 cavalli sul modello D4. Anche i propulsori a benzina sono tutti 2 litri turbo e vantano la medesima cilindrata dei modelli a gasolio, ovvero 1969 cm3. Abbiamo quindi 3 livelli di potenza, 254 cavalli sulla T5, 320 sulla T6 e 400 cavalli sulla T8 ibrida, di cui 82 cavalli generati dal powertrain elettrico. Se la linea esterna rimane fedele agli stilemi Volvo, invece gli interni si rinnovano inaugurando un nuovo corso stilistico minimalista della casa di Göteborg. Il cruscotto presenta il display digitale da 12,3 pollici che varia la grafica a seconda delle 4 modalità di guida selezionabili tra Eco, Sport, Normale e Off-Road. Il sistema multimediale Sensus con display touch da 9 pollici posto in verticale vi mette al comando di tutte le funzioni a bordo di XC90, incluse quelle della climatizzazione. Basta sfogliare le pagine di quello che sembra un tablet per accedere con un clic ad app come Spotify, Glimpse, TuneIn, Wiki Location o Weather. L'ampio tetto panoramico offre a tutti una fantastica esperienza di aria e luce, mentre un raffinato impianto Hi-Fi Bower & Wilkins da ben 19 altoparlanti e 1400 watt vi farà sentire come in una sala da concerto. Dalla casa automobilistica che offre più funzioni di sicurezza rispetto a qualsiasi altra marca, Volvo XC90 è dotata di innovazioni intelligenti in grado di rendere più sicura la guida. La tecnologia di frenata automatica Standard City Safety aiuta a proteggere i passeggeri e ovviamente i pedoni. In caso di collisione imminente, Volvo XC90 frenerà automaticamente, riducendo l'impatto o impedendolo del tutto quando si guida a velocità di 50 km/h o meno. Abbiamo poi l'Incoming Lane Mitigation che aiuta ad evitare collisioni in fase di sorpasso, il Driver Alert Control che rileva la stanchezza del conducente e invia un segnale di avvertimento, il Road Sign Information per il riconoscimento dei cartelli stradali, il Run Off Road Mitigation, sistema che interviene sullo sterzo e sui freni per evitare l'uscita fuori strada, il Cruise Control adattivo e il Lane Keeping Guide per il mantenimento della corsia. Eccomi adesso alla guida della Volvo XC90 con questo motore turbo diesel 2 litri da 235 cavalli erogati a 4000 giri e ben 480 Nm di coppia disponibili tra 1750 e 2250 giri. E devo dire che nonostante sia un piccolo 4 cilindri muove con disinvoltura la vettura, che non pesa poco perché siamo ben oltre le 2,5 tonnellate. Il cambio è un automatico 8 rapporti che si può mettere anche in manuale qua spostando la leva, ma mancano le palette dietro al volante che ci potevano stare. Il cambio comunque è molto fluido, ma a volte risulta un pochino pigro, specialmente ecco in ripresa. Migliora ovviamente la risposta se mettiamo in modalità dynamic qua sul selettore posto sul tunnel centrale, quindi abbiamo una migliore risposta del motore, l'acceleratore è più pronto, il cambio è più pronto e lo sterzo si indurisce. In questo caso che abbiamo anche le sospensioni pneumatiche,
l'assetto diventa anche più rigido, più sportivo. Sospensioni pneumatiche che vi consiglio perché restituiscono un comfort veramente notevole. Nonostante infatti cerchi da 21 pollici con una gommatura davvero generosa, abbiamo infatti dei pneumatici Pirelli Scorpion verde nella misura 275/40 R21, quindi direi anche sportiva. L'assorbimento delle buche è davvero molto buono, specialmente se passiamo nella modalità Comfort oppure Eco. La quarta modalità di guida è infine la modalità Off-Road. Tra le curve la XC90 si comporta sorprendentemente bene, è più agile di quanto potrebbe sembrare nonostante la stazza mastodontica, grazie anche all'ottimo assetto che non evidenzia un forte rollio e agli angoli caratteristici, soprattutto sul davanti, sono piuttosto sportivi con una buona campanatura all'anteriore. La vettura appunto risponde molto bene in curva. Il motore, come potete sentire, anche accelerando al massimo, risulta sempre silenzioso. La cosa veramente che c'era da aspettarsi è appunto la silenziosità di bordo, che su una vettura del genere è veramente elevata. Verrete sicuramente coccolati dal grande comfort che si respira a bordo di questa Volvo XC90. Questi sedili rivestiti in pelle pregiata nappa sono molto molto comodi e hanno una struttura molto sottile, questo per favorire lo spazio a bordo per i passeggeri. La visibilità poi è ottima su tutti i lati, si gode di questa bella posizione rialzata di guida e anche al posteriore comunque la visibilità è molto buona. E poi ci vengono in aiuto, in caso servissero, le telecamere anche a 360 gradi. Vista la cilindrata ridotta del motore, i consumi sono anche buoni. Infatti ho potuto registrare circa 11 km in città e in autostrada viaggiando a 130. Ma si fa qualcosa di meglio in statale, viaggiando intorno ai 90 si riesce ad arrivare anche a 15-16 km al litro. La distribuzione dei pesi grazie alla nuova piattaforma SPA è praticamente ottimale, abbiamo il 52% all'anteriore e il 48% al posteriore, e questo sempre a beneficio dell'agilità della vettura. Lo sterzo è molto leggero a qualunque velocità e non affatica per niente il guidatore. Le prestazioni sono interessanti, abbiamo infatti uno 0-100 coperto in 7,8 secondi per una velocità massima invece di 220 km/h. Certo, non aspettatevi una ripresa da super sportiva, ma per viaggiare in souplesse questa XC90 è davvero l'ideale. Potrete affrontare quindi viaggi veramente lunghi senza mai stancarvi, grazie anche ai numerosi aiuti alla guida. E allora, se siete interessati al SUV più lussuoso, spazioso e sicuro della sua categoria, Volvo XC90 non potrà di certo deludervi, ma ricordate che il re ha un prezzo da pagare e per questo modello in particolare vi occorrono 71.480 euro.